Ben ritrovati e benvenuti a questa puntata numero 637 di Runners, la numero 4 di questo 2016, numero 18 di questa 14ª stagione. Subito andiamo con le immagini alle Cascine a Firenze, cross country, l'evento che si è disputato il 3 di gennaio, oggi puntata ricchissima di eventi e di presentazioni. Dobbiamo correre davvero perché vedremo tantissime cose. Eccoci qua allo Sferisterio delle Cascine, Salvatore Servino e Sergio Livi, con loro anche Carlo Meli per quanto riguarda gli ippodromi del Visarno, per raccontare di questa manifestazione al secondo anno. Che cos'è, Salvatore? Una sorta, per chi non lo conoscesse, di campestre, ma anche no, perché è un cross country. Quindi cross country, siamo alla seconda edizione, contentissimi perché quest'anno siamo riusciti a raddoppiare il numero di iscritti. La particolarità è che si corre tutto all'interno del Parco delle Cascine e si vive le Cascine in maniera un po' diversa, con un valore aggiunto che è dato dal passaggio all'interno dell'ippodromo, con l'arrivo nel Sferisterio delle Cascine. Il percorso è un percorso con piccoli saliscendi, ma la particolarità è data dal fatto che è un terreno pesante e di conseguenza viene richiesto un impegno muscolare non molto semplice per chi non è abituato a questi tipi di gare. Allora, tanto per interromperti subito, scarpe chiodate o no? No, no, basta una scarpa da trail normale, oppure anche una scarpa da strada. Perché ben poi strutturata. Si va anche in pezzi di terreno abbastanza duri. Cioè non... Sì, all'inizio specialmente. Il problema è quando si passa nell'ippodromo, dove uno pensa di avere un terreno duro, in realtà è un terreno morbido e lì i glutei devono lavorare parecchio per poter correre. Ecco, Sergio, allora dacci un po' di numeri, quanti erano i partecipanti, quanti in più, in meno, in più, perché la gara sta avendo un grande successo rispetto all'anno scorso, e poi ci dai anche tu la definizione di cross trail. Allora, rispetto all'anno scorso abbiamo quasi raddoppiato gli iscritti alla manifestazione. Eravamo un po' sotto ai 200 partecipanti l'anno scorso, quest'anno intorno ai 350 o qualcosa del genere, quindi insomma siamo molto contenti. E quindi devo dire la verità che insomma c'è sempre soddisfazione da parte degli organizzatori, quando, a parte che aumenta il numero degli iscritti, ma soprattutto vedere anche la gente che è contenta quando arriva a partecipare a queste manifestazioni. Quindi, perché in questo modo si vede che cioè c'è una certa, come si può dire, non soddisfazione, però diciamo questa emozione che viene trasmessa, contagiosa, insomma. E quindi insomma, ecco, siamo tutti più felici, ecco, rispetto esattamente, no, perché giustamente sono cose importanti. L'organizzatore sente il clima, sente se la manifestazione sta piacendo, se piace, se insomma ci sono invece dei problemi. Vediamo già un campo partente, abbiamo già riconosciuto diversi atleti che vediamo spesso e volentieri correre su strada, ma anche in campestre, ma in ogni caso questa è più assimilabile a una gara su strada che non a una vera e propria campestre, anche se sicuramente... Sì, diciamo che allora sono all'incirca 9 km e mezzo, esatto. Di questi 9 km e mezzo solo 500 metri sono su strada, il resto è sul terreno sterrato. Quindi insomma, e poi soprattutto il giorno della gara era, come si vede dalle immagini, era una giornata stupenda, quindi insomma non però c'è stato piovuto, vedo delle il pozioni. Problema è stato il giorno precedente, quando esatto. Siamo stati a tracciare, quindi si è diciamo allentato un po' tutto il terreno, e quindi diciamo era praticamente il terreno ideale per fare una corsa del genere, quindi insomma né troppo duro né troppo morbido, però come diceva anche Salvatore, soprattutto nell'ippodromo, il passaggio dove c'è ancora più, dove c'è l'erba e c'è soprattutto un po' più di fango, insomma, ecco lì quando la gente sperava che la cosa fosse già finita, in realtà insomma lì c'era da tirare fuori l'ultima energia, insomma. Perché è stato l'ippodromo si poneva al chilometro? Era praticamente dall'ottavo fino appunto al 9.3, 9.4, insomma. L'ippodromo del Visarno, che tra l'altro è sempre stato, spesso e volentieri, insomma, è stato teatro proprio delle corse campestre, esatto. Vere e proprie, oltre che delle corse dei cavalli, certo, naturalmente, sì.
e quindi questo la dice lunga su quanto tu stai dicendo. Allora abbiamo visto anche degli atleti di colore, keniani, e qui intanto vediamo questo suggestivo passaggio lungo l'argine dell'Arno, e quindi raccontacelo. Sì, allora, questo, diciamo, questo passaggio è stato praticamente, perché questa è una rievocazione di una gara che è stata ripresa da noi, tramite, cioè, guardando le foto che ci sono dentro al club sportivo. Esatto. Praticamente è lungo l'argine dell'Arno, e ci sono delle rampe in cui noi si scende e si risale, e la difficoltà, questa era all'inizio, quindi uno dice all'inizio in qualche modo si difende bene, però a forza di fare tutti questi sali scendi, sono mi sembra tre, praticamente dopo anche le gambe si cominciano a appesantire. Poi il terreno, come si vede, ora qui non si vede granché, però insomma è abbastanza, è allentato, quindi insomma la fatica si accumula come tutte le cose, e quindi insomma piano piano uno si sente più, sempre più appesantito. Ritornando, volevo dire un'altra cosa sempre sul fatto della gara che è stata ripresa. È una gara che secondo, diciamo, le foto veniva fatta intorno agli anni 20-30, quindi, cioè, quando abbiamo visto queste foto abbiamo pensato di, appunto, di fare questa rievocazione, e quindi ecco anche questa particolarità in più rispetto un po' a tutte le altre gare che ci sono anche alle Cascine e insomma nei dintorni. Allora, qui intanto sfilano, le immagini sono della nostra Linda Betti, i vari concorrenti. Torno da Salvatore per farci dare subito anche magari dei ringraziamenti. Abbiamo parlato del club sportivo che ha creduto in questa iniziativa sin da subito. Sì, allora i ringraziamenti innanzitutto vanno al presidente dell'ippodromo, alla pasticceria, magari sei allora, più tu che sì. Sono... Allora, per ringraziamenti ringraziamo allora la pasticceria Silvano e Valentini, Svale Valentino, che ci ha fatto il buffet finale con crostate, e poi ringraziamo l'Erbolario che ci ha donato dei premi, la New Balance come sponsor tecnico, e appunto l'ippodromo del Visarno, rappresentato qui dal signor Carlo Meli, perché appunto ci ha dato la possibilità di passare in questo posto meraviglioso, penso che ha aperto le porte apposta per noi, e quindi insomma ringraziamo nuovamente questa cosa, e poi soprattutto anche il Circolo del Tennis di Firenze. Chiaramente tutti i volontari che ci hanno dato una mano, perché senza i volontari, visto siamo tutti appunto appassionati e non lo facciamo di lavoro, li ringraziamo in maniera proprio esagerata, perché sennò senza di loro non si può fare niente, quindi grazie soprattutto a loro. Allora, abbiamo citato tante volte già l'ippodromo del Visarno, ancora non ci siamo con le nostre immagini, Linda Betti si sta soffermando su questo passaggio di tutti gli atleti, così che si possano vedere un po' tutti, ma andiamo a sentire appunto Carlo Meli, che in qualifica di presidente dell'ippodromo del Visarno, che ha creduto in questa iniziativa, perché e quali sono i riscontri? Diciamo che è stato un piacere il primo anno ospitare la cross country, è stato un po' un caso, ci siamo incontrati, infatti sì, si entra qui da noi, è stato un caso perché appunto ci siamo incontrati e l'idea ci è piaciuta. Moltissimi di noi, io ho 45 anni, hanno corso quando erano piccoli proprio all'interno dell'ippodromo del Visarno, nella famosa campestre delle Cascine, e l'idea di ripetere questa esperienza sicuramente ci ha affascinato. Il fatto che il secondo anno gli iscritti siano stati praticamente raddoppiati e sicuramente conferma che la scelta anche di marketing, cioè di quella di far attraversare il nostro impianto da queste persone, sia stata una scelta vincente. E mi fa piacere sentire parlare del terreno, perché la pista di erba è uno degli elementi più importanti dell'ippodromo del Visarno, perché rappresenta la pista più lunga della Toscana e anche probabilmente ad oggi la più curata insieme a quella dell'ippodromo di Pisa. Il fatto che i glutei ne risentano, sicuramente i puro sangue quando ci fanno le loro corse hanno lo stesso problema, e in questo caso
caso dai puro sangue siamo passati a persone di grande valore, perché credo che i 9,5 km non su strada non siano poi così semplici da affrontare. L'idea nostra è quella di aprire le porte a questo tipo di iniziative in collaborazione col Parco delle Cascine e soprattutto in collaborazione col Comune di Firenze, che vediamo particolarmente attento a questo tipo di iniziative, e in questo caso la cross country rappresenta sicuramente uno degli elementi più interessanti, perché appunto ha un connotato storico, ha un elemento di caratteristico che è appunto quello del parco, e poi rievoca anche per noi appunto questi fasti delle antiche corse campestri dei ragazzi. Quella che abbiamo visto adesso transitare è la prima donna dell'Atletica 2005, Fight Gerotic Kimutai, invece il vincitore è la prima donna, che è tredicesima assoluta in 36 e 37. Il vincitore Circier, Erastus Kipperir Circier per la verità, dell'Atletica Futura Roma in 32-24 avanti a Marco Parigi del Fiorino e Leonardo Cialini della Polisportiva Real Life. E poi abbiamo visto Filippo Bianchi, Andrea Franchini, Giovanni Caini e via gli altri. Poi il nono è Davide Pellegrinotti, primo dei veterani per le lumache. E poi Eliano Conti, citiamolo, al sedicesimo posto del Città di Sesto, primo dei veterani d'argento. Più avanti vedremo anche le altre posizioni, le altre donne, nell'ordine Luana Righetti e Lucia Tiberi, che vanno a completare il podio in 40-19, 41-05. Siccome abbiamo anche noi una donna in studio che gareggia, dopo la vedremo vincere alla corsa a Campi Bisenzio, chiediamo a lei, a Barbara Dorè, che cosa ne pensa di quello che ha visto finora, se un domani magari la vedremo in questo tipo di gara. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Sì, diciamo che dalle immagini, insomma, è una gara che mette molta curiosità. Ora io sono una abbastanza amante, insomma, delle gare asfaltate, insomma, mi mettono un po' in crisi i terreni un po' disconnessi, diciamo, però questa è un po' una gara, diciamo, alternativa, ecco, quindi potrebbe essere interessante provarla per fare una cosa, insomma, diversa. Oh, esattamente, allora vediamo un po' se un domani avremo anche Barbara Dorè in questo tipo di gare, se non ci saranno concomitanze. In questo caso qui si è corso il 3 di gennaio. Conclusioni, chi le trae da parte degli organizzatori del cross country delle Cascine? Allora, noi non possiamo che essere più che felici di come è andata la gara. Ripeto, abbiamo raddoppiato il numero di iscritti e questo per noi... Bene, intanto, prego. Questo per noi è un motivo di orgoglio, è un motivo di impegnarci ancora di più per migliorare, perché tutto si può migliorare. Un ringraziamento veramente a tutti coloro che si sono adoperati alla buona riuscita dell'evento. Grazie. Benissimo, intanto abbiamo vinto Emanuela Boschi e Antonella Sassi, rispettivamente quarta e quinta, la Sassi tra l'altro prima delle veterane femminili. Allora, mentre vediamo via tutti gli altri arrivi, diciamo che cosa dire per l'anno prossimo o per altre manifestazioni. Sergio, che aggiungiamo? Allora, il prossimo anno pensiamo di confermare la data, penso o la prima o la seconda domenica di gennaio, ora un po' da valutare perché la prima casca il primo di gennaio, quindi non so. Ecco, qua intanto il podio con Gianpaolo Mugnaini anche, che oggi è protagonista latente di questa trasmissione, perché è lo sponsor tecnico New Balance, esatto. Comparirà in tante manifestazioni che andremo a vedere. Prego, scusa. Quindi non so appunto se confermiamo la prima domenica o la seconda, questo lo valutiamo in futuro. Gli eventi successivi, quelli in cui andiamo incontro noi, saranno il 18 aprile, mi sembra, la Bulgari Run, una corsa di 18 km appunto nel comune di Castagneto Carducci a Bulgari. Poi abbiamo la 6 e la 12 ore del Parco delle Cascine, la prima edizione. E poi abbiamo a luglio Corri all'Alba. Il famoso Corri all'Alba. Ci rivedremo. Sì, ci rivedremo, penso. Sì. Quella è un'altra manifestazione davvero innovativa. Particolare, quest'anno ci sono grosse novità. Comunque ne parleremo. Grosse novità. Allora, con questo vi salutiamo per ora e andiamo qui. Siamo già con le immagini alla prossima gara, al prossimo evento che andiamo a trattare, che è la gara del trofeo Martiri Valibona, il 17 di gennaio in questo caso, Campi Bisenzio con lo stadio Zatopek, lo stadio Emil Zatopek, che era
serie di partenza e arrivo. Riccardo Bicchi dell'Atletica Campi Universo Sport, con lui anche l'assessore allo sport Roberto Porco, che fra poco poi sentiremo, e un altro dei personaggi che hanno contribuito a questa manifestazione, e fra poco lo saluteremo, Sandro Volpe. Allora Riccardo, a te l'introduzione, numeri e soddisfazioni, mi immagino, perché anche in questo caso tantissimi al via. Sì, buonasera a tutti, soddisfatto senz'altro, perché è una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 1100 atleti, numeri importanti, perché erano, diciamo, qualche anno che a Campi Bisenzio non avevamo questi numeri. Voi, anche la giornata ci ha dato una mano, ma non soltanto questo, perché negli ultimi anni in particolar modo noi abbiamo cercato di curare e di arricchire anche la manifestazione. Infatti, come vedrai, quando arriveremo alla fase delle premiazioni, ma lo possiamo vedere anche ora qui alla partenza, ai soliti nostri sponsor degli ultimi anni, cioè degli anni precedenti, che ci hanno sempre dato una mano, come la sezione Soci Coppe dei Campi e Battisti Pellolio, la New Balance e in particolare Giampaolo Mugnaini ci ha dato una mano per dare prestigio ulteriore a questa manifestazione. Allora, qui c'è la partenza con una piccola caduta, senza conseguenze, abbiamo visto. E assessore, una marea di gente anche quest'anno a questa manifestazione su strada, preludio alle tante manifestazioni che poi l'Atletica Campi organizzerà nella stessa pista, dove poi si vedrà l'arrivo dello stadio Zatopek. Perché allora, ancora una grande soddisfazione del comune di Campi Bisenzio, che supporta da sempre, lo sappiamo, questa società. E poi tra l'altro parliamo subito, perché l'argomento è fresco, oggi c'è stata proprio la presentazione delle maglie Giro d'Italia, che farà partenza a Campi Bisenzio quest'anno. Sì, io partirei subito dalla gara podistica. Il ringraziamento va sempre in primis all'Atletica, perché comunque dà sempre grandi soddisfazioni nell'organizzazione. Ricordo che oltre a tutte le manifestazioni si adopera anche il partner sociale, come la novità di quest'anno. Oltretutto è stato l'inserimento con Sandro Volpe di un gazebo per i gemellaggi. Gemellaggi che io non posso essere che soddisfatto, perché potrei dire per mano mia, io come assessore allo sport e a gemellaggi ci casco con tutti e due i piedi. Ecco, la bravura dell'Atletica è stata a concentrare le due tematiche a me, diciamo, dirette, non sapendo nulla. Ecco, io su questo vorrei fare il primo ringraziamento e sono molto soddisfatto. Sugli eventi dell'Atletica, insomma, c'è sempre poco da dire e bisogna sempre trovare termini nuovi, perché li crea in maniera soddisfacente, perfetta, professionali, che ormai si sprecano, diciamo, i complimenti, però qualcosa bisogna metterci sopra. Ecco, però si finisce sempre lì, alla bravura e alla professionalità dell'Atletica Campi. Allora, tra l'altro so che siamo vicini al varo del progetto esecutivo per il rifacimento della pista di Atletica. Qui aspettavo questa domanda, Carlo, ormai era so bene. No, so bene, io in tempi, diciamo, lontani, nel 2014. Intanto abbiamo visto Barbara Dorè che transitava, poi la rivedremo. Nel 2014 avevo detto che non avrei, diciamo, detto in maniera chiara quali erano le date, perché si sapeva bene qual era la difficoltà nel rifacimento della pista. Soprattutto la difficoltà sta negli oneri da pagare, perché è molto costosa. Però non è detto che noi siamo stati fermi. Purtroppo io non cito mai le risorse, che non abbiamo risorse, perché questo qui è comunque il motore continuo nella ricerca per poter cercare soluzioni alternative alle risorse. E come possiamo vedere quest'anno, anche se poi si dipende sempre da quelle, siamo riusciti a ottenere 150.000 euro a tasso zero dai 1.000 decreti dello sport, che sono importanti. Sono importanti più che altro per andare a incidere sulla messa in sicurezza dell'impianto. Un impianto, a mio avviso, che comunque le piste Polo di Can Loro, uno dei più bei impianti della Toscana, però ha avuto un travaglio lunghissimo, con le difficoltà di costruzione, 10 anni, varie ditte. Ecco, e purtroppo questo però, i nodi sono venuti a pettine ora. Allora, in che senso? Allora, abbiamo problemi a parte della tribuna, abbiamo problemi sul sistema idrico. Ecco, prima noi ci andiamo a quel progetto preliminare, che esecutivo, che sarà in questi giorni, se non sbaglio,
metteremo in sicurezza l'impianto, perché è importante il contenuto, ma soprattutto il contenitore, la sicurezza delle persone, visto, come si diceva prima, gli eventi dell'atletica sono, c'è sempre una platea numerosa e noi dobbiamo in primis garantire la sicurezza delle persone. In un secondo tempo si guarderà come intervenire sulla pista, con il presidente Vicchi, che poi non siamo andati, si era già fissato, bisogna andare a Livorno a vedere un attimino le tipologie di rifacimento, in quale maniera, se rifare il manto, sempre in base purtroppo alle risorse, ripeto, però per capire come interagire anche su quella. Ora io qui ho cercato in pochi versi di racchiudere il tutto, però vorrei specificare una cosa, che non siamo stati fermi, e questo non è che lo dico diciamo pubblicamente, però dire delle date e delle scadenze con il periodo che c'è è molto difficile, e specialmente una società come l'Atletica che urge di questa cosa, se io do una data giustamente ci contano. Certo. Ecco, però noi ci stiamo muovendo, come si può vedere, diciamo, quel progetto esecutivo sarà al limite, e io insomma, aspettavo questa domanda, ma l'aspettavo volentieri. Ecco. Aspettavo per avere modo di dire, perfetto, e ne siamo tutti molto contenti. Allora, tra l'altro, stadio Zatopek, che un po' è stato in questi anni così un po' una sorta di parallelo con lo stadio Ridolfi di Firenze, si diceva che tra l'altro dovesse diventare la pista principale della Toscana, proprio in contrapposizione con quello di Firenze. Firenze ha avuto da poco il restyling della pista, in questo caso con un intervento in gran parte anche privato da parte di Firenze Marathon, però insomma questo ha consentito in tempi brevi di arrivare a una soluzione, in tempi relativamente brevi, perché anche in questo caso un paio d'anni d'attesa ci sono stati. Allora, qui vediamo il passaggio, Riccardo, dove siamo? Qui siamo nella zona di... Stiamo entrando in Campi Bisenzio, il centro storico, no? Sì, nella zona di San Martino stiamo entrando nel centro storico. Poi dopo do la parola di nuovo all'assessore, perché sicuramente vuole aggiungere qualcosa su questo argomento. E qui abbiamo visto la Blaida in testa già, che poi andrà a vincere la gara. Allora, concludiamo Porcu con questa questione. Sì, no, dicevo, infatti, come hai detto tu, Carlo, l'intervento a Ridolfi, che sinceramente l'ho seguito, diciamo, con ansia, no? Per capire un po'. Per capire, infatti ci rendiamo conto, vedi, che purtroppo le amministrazioni cercano queste soluzioni alternative, ma non perché le vogliono, ma anche per un'esigenza, che gran parte dell'intervento è stato finanziato, diciamo, privato, da Firenze Marathon, che comunque è stata una parte fondamentale. Non so come se l'amministrazione comunale di Firenze, ma non per non volontà dell'amministrazione, l'altra perché partecipazione è stata della regione toscana, questo perché l'amministrazione comunale ci ha messo la parte tecnica. Ecco, io questo vorrei dire, che noi siamo in primo piano vicino alle nostre società sportive in qualunque maniera. Purtroppo la difficoltà, e anche qui sarò molto celere nella risposta, perché poi sennò dobbiamo andare anche sulla gara. Sì, la difficoltà, diciamo, sta in questo cambiamento, che lo dobbiamo superare tutti insieme, sia amministrazioni locali che società, perché molte volte il contrasto è questo, solo perché non ci rendiamo conto, o perlomeno non si rendono conto, che c'è un cambiamento dello sport in corso e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Va bene, anche noi da questa tribuna, fra virgolette, facciamo la nostra parte per far capire quello che sta accadendo, quindi ringraziamo anche per la disponibilità l'assessore Roberto Porcu. Allora, andrei, prima di andare con Riccardo per conclusioni, ringraziamenti eventuali, e poi andiamo anche con Barbara, perché vogliamo sapere da lei come ha vissuto la gara, che poi vedremo chi andrà a vincere. Prima di andare con Riccardo andiamo con l'associazione, eccola qua, Barbara Dora. Allora andiamo con te, Barbara, raccontaci questo momento e questa gara. Allora, la gara mi è piaciuta molto, perché comunque è un percorso molto scorrevole, tutto pianeggiante, e secondo me è stato molto intelligente, insomma, posizionarlo, diciamo, in questo momento del calendario, quindi poco prima, diciamo, dell'inizio di tutta la stagione delle mezze maratone, perché insomma, essendo un percorso di 15 km pianeggiante, è un ottimo test. Sono soddisfatta personalmente, insomma, del risultato. L'avevo già fatta altri anni e ho migliorato
insomma, mio tempo personale su questo percorso, quindi sono particolarmente contenta, oltre comunque insomma, alla vittoria che fa sempre piacere, però ecco, era diciamo, un metodo di misurazione insomma, in vista delle prossime mezze che ho in programma. Quindi sono... Che non ti chiediamo, perché poi sappiamo pure se ce le vuoi dire, vabbè comunque... E intanto reduce da un ottimo sesto posto alla maratona di Pisa, ti abbiamo visto in queste immagini anche sulla nostra televisione, e un grande momento perché stai andando sempre migliorando, no? Ma per ora sì, e vorrei ringraziare il mio allenatore Massimiliano Sant'Angelo che mi sta seguendo da pochissimo tempo e veramente insomma, mi ha sorpreso perché in pochissimo tempo è riuscito a farmi migliorare molto, non soltanto dal punto di vista dei tempi, ma anche dal punto di vista del metodo diciamo, di affrontare le gare, che poi alla fine è un problema che spesso viene sottovalutato da tanti allenatori, perché molti si limitano insomma, a fare una semplice tabella, mentre alcune persone come me insomma, hanno bisogno anche di essere seguiti nel modo di affrontare le gare con meno ansia, insomma, con meno aspettative. Probabilmente in questo poco tempo è riuscito a tirar fuori la tranquillità insomma, che fino ad ora non avevo provato e grazie a questo ho migliorato molto anche il tempo sulla maratona e l'ho affrontata in una maniera in cui insomma, non ero mai riuscita a fare fino adesso, quindi lo ringrazio pubblicamente. E vorrei fare ovviamente i complimenti all'organizzazione perché non c'è stato insomma, un disagio che ho dovuto affrontare durante tutto il percorso, dagli incroci, essendo insomma, anche un posto particolarmente difficile perché c'è un passaggio anche sulla rotonda della statale e insomma, so che è difficile gestire le situazioni insomma, del traffico perché tante persone non rispettano insomma, i podisti e vogliono buttarsi in mezzo alla strada e quindi secondo me c'è stata un'organizzazione veramente che merita tanti complimenti, i ristori, la viabilità del traffico, addirittura sono stata accompagnata insomma, negli ultimi chilometri, sono stata scortata, insomma, che fa comunque sempre piacere perché insomma, una persona si sente comunque controllata e al sicuro e questo insomma in tante gare non si trova, quindi i miei migliori complimenti all'organizzazione davvero, e come ripeto avevo già partecipato altre volte e penso proprio insomma di ripartecipare ancora perché è veramente un'ottima gara. Ecco. Allora ti aspetteremo anche le prossime edizioni, intanto abbiamo visto la Blaida 52-13 del Maiano, Lepore 52-29, Falci delle Panche al terzo posto, 52-29 anche lui, grande sprint, e poi vedremo via via gli altri, Caboni abbiamo visto, Fabri, Tesi e via andare, poi Luca Diversi 27esimo, sarà il primo dei veterani per l'Orecchiella Garfagnana. Andiamo con Volpe, con i Sarawi, il popolo Sarawi che aveva questo stand come abbiamo citato, con questa lotteria, lo dico io, il 14 se non sbaglio di febbraio esatto alle 9 a Villa Montalvo ci sarà questa estrazione. Volpe, avete partecipato anche con questa nuova iniziativa che ha fatto piacere a tanti, avete fatto un bel incasso spero. Ah, il microfono bisogna darglielo, aspetta, ci penso io, eccoti qua. È ancora meglio, col microfono si sente qualcosa. No, buonasera a tutti, dicevo che è andata molto bene, la cosa soprattutto è stata una bellissima sinergia fra noi e l'Atletica Campi che ci ha offerto questa bella opportunità di legare appunto, l'attività agonistica, sportiva alla solidarietà. Io non sono un grande sportivo, lo sport lo guardo alla televisione e francamente anche vedendo queste belle immagini mi rendo conto che c'è un senso veramente forte di libertà, del correre liberi e così via. Quindi il nostro gemellaggio che è quello che il Comune di Campi Bisenzio ha stretto ormai tantissimi anni fa con una tendopoli
Sarawi sembra ancora più vivo, ecco, vedendolo attraverso queste immagini di persone che si godono la propria libertà, che si godono la propria città e che naturalmente di questo sono felici. La felicità appunto della libertà non è scontata, il trofeo ha un nome assai particolare, insomma lo voglio dire, come tu hai già citato precedentemente, Martiri di Valibona, la libertà, insomma noi italiani, in particolare noi toscani, non ce la siamo trovata proprio su un piatto d'argento, è stata conquistata da coloro che ci hanno preceduto e noi appunto cerchiamo di esportare con tutta la nostra modestia ma la nostra determinazione ai Sarawi, a questo popolo africano, i valori della democrazia, i valori della resistenza e appunto della libertà. Sono piccole cose naturalmente e si cerca di fare il meglio insomma di quello che possiamo, d'intesa appunto con l'amministrazione comunale. Questi denari che abbiamo raccolto andranno a pagare il volo di gruppi di bambini Sarawi che tutti un po' conoscono in Toscana, perché saranno 30 anni che vengono in luglio-agosto presso le nostre realtà a trascorrere i mesi estivi. Occorre pagare loro il volo dal deserto fino all'Italia e quindi questo è il ringraziamento che va a tutti coloro che hanno reso possibile ciò. Allora, Riccardo Bicchi, che abbiamo già anche terminato le immagini, la conclusione. Sì, un ringraziamento agli sponsor che ci hanno dato una mano, all'amministrazione comunale che c'è sempre vicino, e un ringraziamento anche ai vigili urbani, alla pubblica assistenza di Campi Bisenzio e alla pubblica assistenza di Signa, alla protezione civile, a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Naturalmente anche a tutti i componenti della Treti Campi, a tutti i nostri soci, senza di loro non sarebbe possibile. Quest'estate campionati italiani WISP, due giorni di gare. Sì, l'11 e 12 di giugno sarà diciamo la manifestazione clou di questa stagione con i campionati nazionali WISP su pista. Pubblicità, fra poco torniamo. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica, gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Barbara Dorè questa sera con noi anche in veste di organizzatrice perché ci presenta un evento che poi avremo modo di pubblicizzare, ma cos'è? Allora, la prima edizione dell'Empoli Half Marathon, la mezza di notte, che sarà praticamente l'ultima mezza della stagione, avrà la particolarità appunto di essere in notturna, quindi l'unica mezza maratona in notturna della Toscana, con partenza alle ore 20:30 a Empoli da via Bardini, percorso pianeggiante, velocissimo e niente, vi aspettiamo numerosi.
gara tra l'altro Fidal, avremo modo comunque di riprenderla con le nostre telecamere. Grazie quindi a Barbara Dorè. Noi andiamo ad un'altra presentazione, ci abbiamo anche un logo che possiamo mettere in onda, circuito Firenze Sky Trail, comunque andiamo con Piero Sisti e Giovanni Zorn, ecco qua il logo che racchiude tutta una serie di eventi. Piero, a te la parola per introdurre intanto questa gara che fa parte di un circuito, a quanto appunto vediamo, e che ha avuto un grande successo comunque negli anni passati. Siete stati già qui a presentarla. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità alla trasmissione. Noi ci stiamo avviando alla terza edizione dell'Ultra Trail del Mugello. L'Ultra Trail del Mugello è un evento con due gare. La prima, la Regina, è di 60 km e 3200 metri di dislivello positivo, che si svolge interamente nei boschi del demanio che si chiama Gioco Casaglia, quindi nella foresta demaniale della Toscana. È un evento promosso e anzi voluto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con vari partner, tra cui Agrambiente, i nostri sponsor Compresport, Agisco e tante altre realtà locali che supportano questo evento. La seconda gara è una gara più breve ma di uguale importanza, perché è una gara di 23 km e 1280 metri di dislivello positivo, dove abbiamo avuto l'onore sia alla prima edizione che alla seconda di avere la partecipazione di Marco De Gasperi, 6 volte campione del mondo di corsa di montagna, che ha onorato e consacrato questo nostro percorso. Le cose fondamentali per il 2016 è che siamo riusciti ad aumentare il numero di pettorali disponibili. Noi purtroppo siamo costretti, per problemi legati alla logistica del luogo, siamo in una abbazia del Mille, quindi l'arrivo, come vedete, è proprio dentro la corte dell'abbazia, quindi abbiamo delle problematiche logistiche che non ci consentono di poter aprire a tutti il potenziale di iscritti. Quindi quest'anno però siamo riusciti a portare a 650 il numero di pettorali disponibili. Allo stato attuale ne sono già andate via circa 400, siamo a 3 mesi dall'evento, quest'anno è il 24 aprile 2016, quindi ci rimane circa poco più che 200 pettorali disponibili, quindi chi è intenzionato si affretti a fare l'iscrizione. Quindi cercheremo di testarci su questo nuovo numero per vedere se siamo in grado di poterlo supportare al meglio. Questa è una gara internazionale perché è inserita all'interno di un circuito molto importante, che è un circuito nazionale ma che ha risonanza internazionale, che è il National Series dello Skyrunning. Fa parte la nostra gara e la nostra organizzazione della Federazione Italiana Skyrunning, quindi ci siamo proiettati in questo mondo e oltre a questo abbiamo creato ora proprio quest'anno un piccolo consorzio di organizzazioni che racchiude 4 eventi e 5 gare, di cui la prima sono le nostre due gare. Seguiranno nel corso dell'anno, il 2 giugno, la Sky Trail delle Tre Cime del Covigliaio, che è sempre nella zona Mugello, sopra Firenzuola. Il 1 novembre invece veniamo a Firenze, a Sesto Fiorentino e Firenze, sul Monte Morello, dove abbiamo fatto una gara di 24 km e quasi 1500 metri di dislivello, molto impegnativa tecnicamente, e concludiamo il circuito con il Winter Trail del Senio a Palazzuolo,
e sono tutte gare all'interno della città metropolitana fiorentina. Abbiamo voluto provare a fare questo nuovo circuito per lanciare una nuova, fra virgolette, per noi in Toscana disciplina, che è lo skyrunning. Ovviamente noi ci manca alcuni dati fondamentali per riuscire a poterle chiamare vere skyrunning, e quindi facciamo questo ibrido che si chiama Sky Trail, ma che tecnicamente presentano delle ottime opportunità. E vediamo dalle immagini che appunto si parla e si corre in scenari suggestivi, e qui ripetiamo, siamo in provincia di Firenze, quindi sembra di essere quasi appunto nelle foreste equatoriali, ma non è così. Sì, allora l'Ultra Trail si svolge interamente dentro questo comprensorio del Demanio, siamo a Gioco Casaglia. Qui vediamo tra l'altro tutti i vari eventi che ci sono. Il quale comprensorio ci è stato investito da parte dell'Unione Montana del Comune del Mugello grandi risorse per renderlo fruibile tutto l'anno. La nostra gara ha una prerogativa fondamentale, che è il primo circuito trail interamente segnato 365 giorni l'anno e georeferenziato. Allora, sentiamo anche Giovanni Zorn per una curiosità che mi viene in mente. Qui ognuno ha il suo zaino di autosufficienza, come si dice, no? Sì, le gare sono in autosufficienza, anche se chiaramente ci sono dei punti di ristoro durante il percorso, ma è una caratteristica fondamentale in questo tipo di trail che le persone siano autonome durante il percorso, e quindi c'è del materiale obbligatorio, del materiale consigliato sia per la 60 km che per la 24 km. Ora, per la 24 km quest'anno abbiamo diminuito in parte il materiale obbligatorio, anche se i giorni prima, ma in base alle condizioni meteo e alle previsioni ci riserviamo di dire quale sarà questo materiale. Mentre per la gara lunga è sempre fondamentale avere con sé un equipaggiamento più completo, questo proprio a garanzia della sicurezza di chi corre. Una precisazione mi piaceva fare a seguito delle parole di Piero sul concetto, sulla differenza tra lo skyrunning e il trail. Noi abbiamo scelto di seguire un po' la strada dello skyrunning perché è quello che dal punto di vista del concetto, del modo di correre, dell'approcciarsi al percorso, alla natura, è quello che è più affine al nostro modo di vivere la natura, al nostro modo di vivere il territorio. Chiaramente, come diceva Piero, in effetti da noi non è che ci sono montagne con picchi altissimi, con le quote massime si aggirano intorno ai 1200 metri, non ci sono, e questo l'abbiamo scelto, non l'abbiamo né messo in tutto il circuito, non ci sono sentieri attrezzati con particolarità tecniche particolarmente difficili, e per questo diciamo siamo andati a fare questo Sky Trail, che appunto è un avvicinamento del trail allo skyrunning. Però ecco, quello che a noi piace molto invece è l'anima, lo spirito vero dello skyrunning. Lo skyrunning parte, diciamo si fonde volendo, tra la corsa e l'alpinismo, e il concetto è di partire, arrivare in cima a uno o più monti, compiere un percorso, tornare a valle e farlo, diversamente dall'alpinismo classico, farlo in modo rapido, con un equipaggiamento leggero, però sempre con questo grande rispetto, questo approccio con rispetto e con ammirazione per la montagna, per il territorio che abbiamo davanti. Siete stati chiarissimi, avremo modo tra l'altro di avervi di nuovo con noi. Tra l'altro mi fa venire in mente una considerazione, il fatto che avete il numero chiuso, e questo vi consente poi di organizzare alla grandissima la corsa, una volta che tanto sapete cosa ci vuole e che supporti ci vogliono, e questo nonostante questo, però, come diciamo, affrettatevi perché le iscrizioni, i pettorali sono in via di esaurimento. La data, ribadiamola, diamo proprio un invito secco. 24 aprile, Ultra Trail Mugello alla Badia di Moscheta, Comune di Firenzuola. Allora, io intanto prendo il microfono e lo do dall'altra parte dello studio. Qui vediamo subito un volantino, Terre di Siena Ultramarathon 2016, e anche questo è un evento che noi seguiremo con le nostre telecamere. Abbiamo qui Simone Pacciani, che è il vicepresidente nazionale dell'UISP, siamo quindi onorati di averlo con noi. Intanto abbiamo visto tutta una serie di manifestazioni patrocinate dalla UISP, come molto nella stragrande maggioranza dei casi
appunto che, degli eventi che noi seguiamo. Questa invece è una gara davvero suggestiva, particolare. Sì, una gara molto particolare, è una gara che parte da San Gimignano e arriva a Siena, Piazza del Campo, quindi partenza e arrivo in due siti dell'UNESCO, con partenze intermedie di 32 km da Colle Valdelsa e di 18 km da Monteriggioni. Diamola la data subito, così focalizziamo. La data è il 28 febbraio. 28 febbraio. Allora, l'ultimo domenica di febbraio. Caratteristiche, l'abbiamo detto, del percorso. Sì, la caratteristica del percorso è molto alterna, perché ovviamente partendo da San Gimignano e arrivando ovviamente a Siena si è salite, discese, asfalto, percorsi sterrati, molti chilometri sulla via Francigena, quindi diciamo il percorso è molto, poi con tutto l'ultimo pezzo è tutto diciamo in città, no? In città di Siena, quindi con sali e scendi. Si passa anche davanti al Duomo, insomma un percorso bellissimo partendo da San Gimignano con tutte diciamo, la campagna di San Gimignano, si scende fino a Colle, si risale proprio dentro il castello di Monteriggioni, ovviamente un passaggio bellissimo dentro il castello di Monteriggioni, lo stiamo vedendo in questo momento, e poi l'arrivo diciamo in leggera salita fino ad arrivare in Piazza del Campo. Avete scelto delle località appena suggestive dal punto di vista turistico, no? Sì, diciamo si tocca tutta per quello che riguarda la parte diciamo nord della provincia, diciamo le città più belle. Sicuro, insomma, questa sì, è diciamo, un po' la battuta. Dal punto di vista logistico sì, se poi si considera che la città diciamo della maratona, insomma, la consegna di pacchi verrà fatta dentro il museo del Santa Maria della Scala il giorno precedente, già vi rendete conto dell'impatto. Ovviamente anche noi come gli amici prima siamo vincolati un po' da numeri, perché la gara è un po' particolare, quindi certo. Si parte da Siena con Pullman, si porta tutti gli atleti a San Gimignano o si portano a Colle o a Monteriggioni, poi ovviamente si devono riportare, servizio borse, quindi ovviamente l'anno scorso abbiamo chiuso per quanto riguarda la competitiva a 1300 partecipanti, poi qualche dono in più l'abbiamo dovuto prendere. Abbiamo fatto circa 2000 con i 500-600 della passeggiata della domenica mattina per le vie di Siena, di circa 6-7 km, però anche noi non possiamo esagerare tanto con numeri perché poi certo, diventa... Poi, cioè, altrimenti vengono meno le possibilità di servire e di riportare a casa... Sì, infatti bisogna privilegiare sempre la qualità, no, anche ai numeri. Noi siamo ovviamente per come pensata, organizzata questa gara, è impossibile avere grandissimi, cioè pensare di poter prendere tutti quelli che vogliono iscriversi. Comunque non sono numeri di poco conto, no? In ogni caso, anche quelli che tu hai citato. Insomma. No, sono numeri importanti, consideriamo che quest'anno è la terza edizione, nata un po' per scommessa, ovviamente poi si tratta sempre di gare molto lunghe, perché comunque da San Gimignano sono oltre 50 km. Esattamente. Trovarli, insomma, chi li fa tutti questi chilometri? Sì, consideriamo l'anno scorso oltre 600 atleti hanno concluso la 50 chilometri. Sì, no, quindi... questo non lo mettiamo assolutamente in dubbio e facciamo anzi complimenti da questa tribuna. Anche in questo caso, prego. Se mi permetti, presenterei la maglia. Vai, la maglia, questa maglia ufficiale. Abbiamo l'ultimo minuto, quindi vediamo un attimo la maglia. Visto che l'abbiamo in studio, eccola qua. Perfetta, bellissima, tra l'altro New Balance, ovviamente oggi abbiamo detto è un po' il filo conduttore della serata. E questa la maglia verrà consegnata a tutti nel pacco gara, a tutti gli atleti che faranno le tre competitive. Benissimo, grazie per la sintesi e anche per le notizie che ci ha portato Simone Pacciani, ovviamente anche in questo caso avevo modo di tornarci. Dove saremo con le nostre telecamere? Domenica 7 febbraio, Firenze, 30° trofeo Oltrarno, 14 km, la competitiva, la non competitiva di 8 km, poi sabato successivo, il 13, saremo a Pappiana, San Giuliano Terme, provincia di Pisa, la 15ª Rossini Corre, la domenica di San Valentino, 14 febbraio, Torre del Lago, la mezza maratona Puccini a Torre del Lago, appunto provincia di Lucca, e anche il trofeo Bruno Giugni Memorial Martelli, anche in questo caso il 14 di febbraio, così come a Prato il trofeo ASM, altra grande classica, 29ª edizione. Con questo è tutto, ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono stati davvero grandi, che ci hanno dato grandi testimonianze, ringraziamo tutti voi ovviamente che ci avete seguito, la regia di Toscana TV e tutto lo staff che ha coordinato la trasmissione, ci rivediamo giovedì prossimo con Stefano Giovannetti in conduzione su Runners, www.runners.it, per calendari, risultati e per rivedere la puntata. Ciao a tutti, buona corsa.